Quello che noi chiediamo è che questi operatori, 5, 6, 7 per ciascuno dei 10 paesi esteri selezionati, diciamo, fra questi paesi ci sono gli Stati Uniti, c'è Canada, ci sono gli Emirati Arabi, c'è l'Australia, c'è la Cina, questi come paesi diciamo extraeuropei. Poi tra i paesi europei naturalmente quelli più selezionati sono della Germania, la Gran Bretagna, la Svizzera, la Francia, questi sono quindi i paesi su cui. Poi abbiamo creato pure qualche paese di riserva cosiddetta, nel senso per capire se le attenzioni, fra questi abbiamo avuto una diversa attenzione da parte delle imprese, paesi del nord Europa, Danimarca e Svezia, che sono pure fra i paesi selezionati, e il Brasile pure, dimenticavo, tra i paesi stranieri. Quindi adesso stiamo mettendo insieme questi due gruppi, nel senso abbiamo mandato i profili delle aziende ai paesi, ai partner esteri corrispondenti ai paesi che hanno chiesto, in modo che loro possano individuare i buyer interessati a quelle aziende, perché è inutile far venire, faccio un esempio, se un'azienda del caffè ha individuato come partner possibile aziende degli, buyer degli Stati Uniti, però dalla parte degli Stati Uniti non c'è nessuno interessato al caffè, questo matrimonio non si può fare, cioè noi non vogliamo portare dei turisti, dobbiamo portare le persone che siano molto interessate, e questa è l'opera più difficile, andare a selezionare buyer veramente interessati. Quindi poi ci sarà, quindi da parte di queste organizzazioni estere, una proposta di presentazione di questi buyer che verranno in Italia. Il programma prevede 2 giorni di sosta all'Expo, questo è tutto importante farla, perché crediamo che possa essere un'attrattiva, cioè per chi viene dalla Cina, per chi viene dal Brasile, dagli stessi Stati Uniti, l'Europa forse già più vicina, capire di venire direttamente in Calabria nel momento dell'Expo forse era non sminuente, perché non ci vogliamo sminuire, però credo che lo specchietto per l'allodole fosse l'Expo, per cui noi abbiamo pensato portiamoli all'Expo, tanto comunque se devono arrivare con voli intercontinentali arrivano a Roma, a Milano, li facciamo arrivare a Milano. Li facciamo sostare 2 giorni, 2 notti a Milano, in modo che possano avere occasione e modo di visitare l'Expo, possibilmente nei periodi in cui ci sono anche iniziative messe in piedi dalla Calabria, e poi li portiamo in Calabria per 5 giorni, dove avranno modo di incontrare e visitare personalmente proprio le aziende con le quali si è creato questo teorico rapporto d'affari. Abbiamo anche chiesto alle aziende di indicarci i nominativi di buyer con cui hanno già rapporti per eventualmente accelerare. Quindi siamo nella fase, in questo momento siamo nella fase di incrocio, per cui contiamo entro la fine di giugno di avere un programma definito, perché si tratta di 10 paesi per 10 settimane. Quindi è molto impegnativo questa organizzazione, naturalmente alcune settimane potranno essere congiunte con più paesi, ma sarà anche un'organizzazione abbastanza articolata, perché ci potrà essere il buyer che vuole andare a vedere un'azienda di Castrovillari e una di Bagnara, e quindi anche i trasferimenti, i passaggi dovranno essere organizzati.